Oggi parliamo di tre cose da fare se rimani senza lavoro. Innanzitutto mi tolgo gli occhiali anche a costo di fare il video così. Però ci tengo a guardarti negli occhi o in qualche modo cercare di risponderti e darti il mio supporto se questa è la tua situazione. Ho visto questa domanda all'interno di molti commenti qui sul mio canale YouTube di persone che erano rimaste senza lavoro, non sapevano che cosa fare, e a proposito di questo ti chiedo, se hai delle domande, scrivimele qua nei commenti, le userò per crearci dei video e darti in qualche modo supporto. Allora, iniziamo subito e andiamo dritti al punto, andiamo dritti al sodo, anche perché fa molto caldo qui a Dubai. Prima cosa da fare se rimani senza lavoro: comprendere che se sei rimasto senza lavoro è perché in qualche modo è venuto a mancare il valore che davi per qualcuno all'interno di una struttura, all'interno di un'azienda. Lo so che è brutto da dire, lo so che è brutto da accettare, perché di fatto preferiamo sempre dare la colpa agli altri, ma fino a che tu darai sempre la colpa agli altri non riuscirai mai a cambiare te stesso e sarai sempre vittima del caso, vittima delle circostanze, vittima degli umori delle persone. E l'ultima cosa che io voglio per te è che tu sia vittima degli umori delle persone. Quindi, fatta questa doverosa premessa, quello che dovresti cominciare a fare è cambiare immediatamente quelli che sono gli occhiali con cui guardi il mondo. Ora, ti faccio questo esempio qua. In questo preciso momento io sono qui a Dubai, ok? Sono in spiaggia, si vede il mare, adesso non so se tu sei in grado di vederlo, ma dovresti vederlo. Con questi occhiali, ok? Io vedo di fatto tutto molto scuro. Perché? Perché sono occhiali scuri, ok? Il mare lo vedo un po' più scuro, la sabbia la vedo un po' più scuro, sono in grado di guardare dritto il sole e ho la mia visione del mondo. Nel momento in cui io tolgo gli occhiali, quella cosa unica che mi viene da fare è chiudere gli occhi. Perché? Perché non riesco neanche a vedere che cosa mi circonda. I colori sono diversi, tutto è molto più luminoso, tutto è molto più acceso e faccio fatica a tenere aperti gli occhi, soprattutto dopo aver tenuto magari per tanto tempo gli occhiali da sole. Però a un certo punto cosa succede? Che gli occhi si rilassano, si abituano all'ambiente e quello che inizi a vedere è un mondo completamente diverso da quello che vedevi con gli occhiali scuri. Perché ti ho fatto questa metafora? Perché come vediamo il mondo determina i risultati che abbiamo. Se fino ad oggi hai ottenuto risultati che purtroppo ti hanno portato a dove sei oggi, è perché avevi un tipo di occhiali completamente diverso da quello che dovresti mettere oggi. E il mio obiettivo all'interno di questo video è toglierti quegli occhiali, farti aprire gli occhi e farti vedere che lì fuori ci sono così tante opportunità che non vale la pena neanche piangere o stare male un minuto per il fatto di aver perso il lavoro o essere stato mandato via. Come si cambiano queste lenti? Come si cambia il modo con cui si vede il mondo? Attraverso la mentalità. La mentalità oggi più che mai determina il 90% del risultato che hai. Non ti sei mai chiesto come mai persone che sono sfigate o pensano di essere sfigate attirano costantemente la sfiga, mentre altre che sono fortunate, sembra andargli sempre tutto bene, continuano ad ottenere risultati buoni? Per quale motivo? Tante volte si dice piove sempre sul bagnato. Prova a chiederti perché. Perché quando la tua testa è focalizzata solo a vedere in modo scuro, non riuscirai mai a togliere quelle lenti e vedere in un altro modo. E quindi come puoi riuscire a cambiare la tua mentalità? Cerca di capire da subito che cosa ha prodotto i risultati che hai oggi. Oggi sei rimasto senza lavoro? Bene, che cosa ha prodotto questi risultati? Probabilmente sono venute a mancare determinate skills che oggi sono richieste dal mercato, che il tuo datore magari di lavoro voleva, ma che tu non sei stato in grado di fare questo upgrade per potergli dare qualcosa in più. Oppure ti sei reso conto che per fare quell'upgrade non valeva neanche più la pena lavorare alle dipendenze di qualcuno, ma valeva magari la pena crearsi qualcosa da zero. La mentalità è quella che ti guiderà nella trasformazione, nella ricerca di un posto nuovo all'interno del mondo. Oggi potrebbe sembrarti tutto nero, ma è semplicemente perché hai visto il mondo con determinati occhiali per anni e hai ottenuto i risultati che ti hanno portato a dove sei oggi. Quindi quello che io voglio che tu faccia come primo esercizio di questa prima cosa è mettere giù dove sei adesso, quali sono le cose che odi, quali sono le cose che non ti fanno dormire la notte, quali sono le tue più grandi preoccupazioni, ma soprattutto dov'è che vuoi andare. Fino a che non saprai dov'è che vuoi andare, non riuscirai a capire che tipo di direzione dovrai prendere. Le persone nella maggior parte dei casi, quando gli faccio la domanda tu che cosa vuoi nella vita, non mi sanno rispondere. Non lo so, un po' come quando dici cosa andiamo a vedere oggi al cinema. Non lo so, fai tu.
fanno la stessa cosa con la propria vita. Quindi, per favore, di che cosa sei stufo e dove vuoi andare? Questo ci porta alla seconda cosa da fare. La seconda cosa da fare è capire se le competenze che hai oggi, una volta sviluppate, possono consentirti di raggiungere il desiderio che hai scritto dopo il primo esercizio. Se è sì, bene, mettiti giù, cerca di raggiungere la maestria in quelle competenze e boom, nessuno ti fermerà mai. Oppure, come io penso che sia la tua situazione, quello che dovresti fare è cercare di capire, in base ai risultati che vuoi ottenere, quali sono quelle 3-4 competenze che ti permetteranno concretamente di raggiungere quegli obiettivi una volta che avrai acquisito la maestria di quelle skills. Skills come ad esempio la vendita, come ad esempio il marketing, come ad esempio il copywriting, sono tutte competenze che oggi ti permettono in maniera molto semplice di ricrearti un lavoro da zero. Ti potresti ricreare come copywriter, magari per qualcuno come libero professionista, potresti ricrearti come social media manager nel momento in cui tu impari ad esempio a fare Facebook Ads, quindi Facebook Advertising, o nel momento in cui impari ad usare Google, nel momento in cui impari ad usare Instagram, nel momento in cui impari anche a gestire magari una fanpage utilizzando Canva e facendo delle immagini con delle frasi particolari per un'azienda tipo, ti puoi fare assumere tra virgolette, sempre magari da professionista, per gestirli quelle che sono le pagine magari fan oppure il profilo Instagram. Oggi c'è veramente un mondo da poter fare e fidati di me che se tu sei in questa situazione, perché magari hai perso un lavoro da 2-3 mila euro al mese, ma oggi lì fuori nel mondo ci sono ragazzini che guadagnano 4-5-6 mila euro al mese facendo qualcosa che oggi non conosci ma che potresti apprendere nel momento in cui ti tuffi al 100% e impari le competenze che loro stessi hanno imparato. La terza cosa da fare se sei rimasto senza lavoro nel 2020 è guardare in un mercato specifico e capire se ci sono dei problemi irrisolti. Che cosa vuol dire? Ogni singolo mercato, ogni singolo settore ha dei players all'interno, quindi ha degli imprenditori, ha delle realtà, ha delle aziende, ha dei prodotti, ha dei servizi. Quello che tu devi fare è toglierti dalla testa che per riuscire a crearti un lavoro da zero oggi devi creare la genialata innovativa del nuovo secolo, ma devi semmai guardare che cosa non sta funzionando in un settore dove ci sono tante persone che comprano e poche persone che stanno erogando servizi, e fidati che in un mercato dove ci sono tanti acquirenti e comunque in proporzione pochi produttori, ok, di qualsiasi tipo, produttore, per favore, cerca di aprire la mente, è un produttore anche uno che produce un servizio, un fisioterapista è un produttore, un erogatore di un servizio, ok? Se no poi magari nei commenti di amica, ma io non so produrre, non ho la fabbrica che produce, no, ok? Quindi stavo dicendo, nel momento in cui c'è un mercato o più mercati dove ci sono più acquirenti rispetto ai produttori, quello che tu dovresti fare non è creare la genialata del secolo, ma guardare che cosa non è risolto all'interno di questo mercato per far sì che tu possa creare un'innovazione all'interno di questo settore. Innovazione che cos'è? Non è qualcosa che non esisteva, io la creo. Oggi l'innovazione la crei solo andando a migliorare ciò che già funziona. Questo dal mio punto di vista sono le tre cose che dovresti fare se vuoi crearti un lavoro nel 2020, e ce n'è una quarta che non ti ho detto ed è quella di aprire la descrizione che trovi qui all'interno di questo video, cliccare il link che ti metto, perché ti darò accesso a un webinar totalmente gratuito dalla durata di 2 ore e mezza, dove ti farò capire in 2 ore e mezza quali sono le cose principali che dovrai fare se sei rimasto senza lavoro nel 2020 per far sì che il tuo 2020 sia il miglior anno di sempre. So che potrebbe sembrare qualcosa di fantasmagorico, ma ho già visto il successo sulle persone che erano proprio come te in questi anni, e quindi sono certo e convinto che se farai le azioni che andranno fatte ti toglierai tante soddisfazioni e riderai su questo momento che magari oggi ti sta facendo soffrire. Adesso io rimetto gli occhiali, anche perché il mondo riesco a vederlo bene anche con questi.